Mischiato.
per unire il componente A col componente B. Qualcuno ha suggerito di togliere le bolle nel video precedente con l'accendino, è una cosa che faccio sempre perché io la resina la utilizzo da tantissimo, non l'ho fatto vedere e non ho fatto vedere proprio tutti i passaggi perché in realtà tante in alcune parti ho dovuto tagliarle perché c'erano dei brutti suoni. E quindi, dato che come ho spiegato nella descrizione, non avevo fatto il voiceover, comunque vabbè, bastava leggere la descrizione, ma non importa, va bene lo stesso. Allora andiamo a riempire questo stampo qui, proprio questo ho scelto perché è la forma che mi sembra mi piace di più, anche quella più grande, allora, questa è più lunga ma è più sottile, questa mi sembra più, non lo so, mi ispira. Ci do un'ultima mescolata per sicurezza perché se non viene mescolato bene non catalizza e non voglio rischiare perché ci tengo troppo, mi è venuto il sale grosso troppo bello per buttare tutto. Sono un attimino scomoda, però proviamo. Secondo me verrà una roba bellissima. Vado a strati pian piano perché voglio riempirlo il più possibile, però allo stesso tempo voglio che la resina penetri bene. Se ci sono dei rumori strani, ringraziamo la vicina che sta accendendo come al solito l'acqua, non so cosa sta facendo, non ho ancora capito. Allora. Oh no, devo mettere più resina. Voglio ottenere una specie di effetto cristallino, non so neanche come descriverlo a parole, ma dentro la mia testa ce l'ho lì. Ecco perché vi consiglio sempre di indossare i guanti, perché quando andate a toccare la resina almeno siete protetti. Perlomeno io devo spacciugare con le mani. Spacciugare non credo sia italiano, non importa. Già da così, tu non stai vedendo nulla, ma io già da così vedo la vita. Mi sembra perfetto così, wow, è bellissimo. Sono troppo contenta, anche se non è ancora finito, vedremo la fine, il risultato finale, però passiamo a questo. Questo lo sposto. Ecco. Lo sposto qui. Ok, allora ne avevo pulito uno, questo è pulito. Ok, allora stessa tecnica perché devono essere abbinati dal mio punto di vista, quindi andiamo.
Sembrerà anche questo una spilla in pietra, tipo in pietre. E adesso andiamo a colorare con il nero e a fare pepe. Ho questo che è schifosamente sporco di nero perché macchia. Devo stare attenta, le campane proprio adesso. Mi sembra giusto. Vado a prendere un po' di nero. Mettiamo qui, solchiamo, finché aspettavo che i vicini smettessero di sbattere, mi è venuta un'altra idea da aggiungere al gatto, a Pepe. Allora, volevo renderlo ancora più magico, però non so se capisci il termine, cioè cosa intendo, ma probabilmente adesso capirai. Voglio aggiungere allo stampo questi pigmenti. E questo è tipo olografico, adesso non si vede molto, sul bianco e rosa, e questo qui viola, che secondo me daranno un tocco, qualche riflesso particolare sul nero. Quindi andrò a picchiettarlo qua e là per dare diversi riflessi. Anche se Pepe ha dei riflessi rossastri, non avevo niente che si avvicinasse al suo colore, quindi voglio creare io una cosa un po' fantasy e allo stesso tempo un po' da witch, un po' da strega, un po' magica, ecco, fantasy magica. Ok, tutto lo scopriremo tutto alla fine, se si vedranno questi effetti e se saranno dei bei effetti. Ok, andiamo a colare la resina nera semplicemente. Andiamo a colare l'ultimo stampo che volevo fare appunto in nero e ce l'abbiamo, abbiamo avanzato un pochino di resina nera. E poi il resto vado a completare il gattino perché poi la resina seccandosi, cioè catalizzando, un po' va a restringersi e quindi è meglio sempre abbondare. Poi il mio tavolo è storto perché l'ho costruito io e quindi è storto e perciò devo andare a posizionare le mie creazioni sopra il frigo di solito, che è il posto più sicuro, perché uno non ci va Sam con le sue zampine all'interno o non mi butta giù le cose, e due è dritto e quindi le creazioni mi si asciugano dritte e non storte come se le lascio sul tavolo. Vabbè. Dettagli, questi sì, ti svelo tutti i segreti, i trucchetti di Ecate. E
retroscena. Non ci sono molti suoni ASMR in questo video perché ci hanno pensato i vicini. Oh no, ho sporcato il tavolo. No. Questo non è ASMR. No, ha già assorbito. Vabbè, pazienza. Vabbè, ho già capito che mi devo procurare uno sfondo per il tavolo colorato, magari di cartoncino. Così appena si sporca posso cambiarlo. La tovaglia bianca non è il massimo effettivamente, però essendo di cotone era pratica da lavare in lavatrice. Wow, stavolta l'ho riempito perfettamente perché l'ultima volta ho dovuto ripassare insomma manualmente, diciamo. Visto che c'era cilino, è che lo faccio qui perché lì mi trovo, sono scomoda. Allora, andrei a mettere un altro po' di resina qui e poi ci siamo, che abbiamo finito. Come sempre ho avanzato un po' di resina, adesso con questa non so, vedrò cosa farci. È difficile azzeccare le dosi. Comunque, però so che questo mi avrebbe portato via molta resina, quindi ci sta. Oh, che orrore questo tavolino sporco. Cioè, non il tavolino, è la tovaglia. Qua ovviamente è da limare e sistemare, però è venuto proprio bello come lo immaginavo.
Si farò delle altre creazioni ispirate ad altri artisti.
ASMR e spero che questo video